Ciao ragazzi, sono Lucia Ferrare, sono un artista e torniamo a parlare del grande maestro Fernando Botero. 1974, Fernando Botero perde un figlio, Pedro, 4 anni, morirà durante un incidente stradale e durante lo stesso incidente anche Fernando Botero resterà ferito. Perde la falange del mignolo destro e ciò lo porterà a dipingere in tutta la sua vita sempre mani con forme più grandi. Il piccolo Pedro diventa il protagonista di una serie di opere di Fernando Botero, 16 opere che lui successivamente donerà al Museo Zea di Medellín. Negli anni a venire Fernando Botero si dedicherà moltissimo alla scultura. Qui ne potete vedere uno degli esempi proprio a Pietrasanta. Viaggerà nel mondo e nel mondo verrà celebrato e osannato come grande artista. Anche se ancora oggi qualche critico storce il naso, si innamorerà moltissimo dell'Italia, in particolar modo di un luogo, Pietrasanta. Diventerà addirittura cittadino onorario di Pietrasanta e lì aprirà anche un suo studio. Raccontando la storia dell'artista si può percepire meglio la sua opera. In particolar modo si può percepire da dove è fluita l'emozione che l'ha generata, il perché che hanno spinto un artista a muoversi, a spostarsi, a subire dei conflitti interiori o anche esteriori, per esempio nel caso di Botero col suo pubblico che non l'ha da subito accettato. Oppure ecco, vedete, la perdita di un figlio che addirittura ha fatto sì che molta della sua opera fosse proprio destinata al ricordo del figlio perso. L'arte non può essere slegata dal filo conduttore che è quello emotivo dell'artista. È anche vero che in un'epoca come la nostra, che potrei definire anoressica a livello di sentimenti, di emozioni, di relazioni, l'opera di Botero si colloca quasi come un elemento di rottura. Questa opulenza delle forme, questa ricerca di una sensualità, ma anche di prosperità, l'abbiamo visto appunto nelle Veneri, e molte delle opere di Fernando Botero attraverso queste forme, questi volumi, come dice lui, così intensi, così ampiamente proporzionali, che quasi investono la nostra realtà, ci fanno comunque in un certo modo sognare. Ma ciò che non potrà mai cambiare con la firma del maestro, vedete com'è bella rotonda anch'essa, è che Fernando Botero, attraverso la sua arte, è riuscito nell'intento vero dell'artista, quello di riuscire a creare una vera e propria realtà personalissima all'interno della quale ci trasporterà all'infinito.